Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. È importante che vi iscrivete, perché iscrivendomi avrete sempre una notifica quando ogni volta farò i video, quando ogni volta, se è corretto. Adesso andremo a parlare di un nuovo materiale che mi ha inviato la Filoprint e ho testato realizzando un modello. Ovviamente io faccio solo modellini, non faccio meccanico, quindi posso effettuare test meccanici, però posso effettuare test di qualità, visto che comunque li utilizzo per i miei modellini. E questo materiale si è prestato bene a dei test, e sinceramente penso che dal classico PLA Lite andrò proprio a comprare questo materiale per i miei prossimi modellini. In più vi faccio notare che ho cambiato il logo del mio canale, quindi bando alle ciance, andiamo a vedere il materiale che ho provato. Allora, ho preparato la stampante con questo campione che mi hanno mandato, che è, vediamo, Esun. Secondo le caratteristiche di questo campione è ideale proprio per fare i modellini, proprio perché il materiale è molto liscio. Allora, adesso vado a stampare un cono, un vaso cono, per vedere come va questo materiale. La superficie già l'ho pulita, il vetro non l'ho cambiato ancora, perché voglio controllare prima tutti questi campioni e poi cambio il vetro. E adesso ci vado a mettere un strato di lacca, ecco qua. Qui per le temperature va da 205-220, il piatto 0 gradi 65 gradi. Beh, il piatto l'ho messo a 40 gradi e temperatura su 212. La particolarità di questo materiale è proprio la resistenza sia alle temperature che alle pressioni, allo stiramento meccanico. Qui ci sono i dati. Adesso andiamo a vedere con la stampa di questo vaso che sto andando a stampare. Ok, andiamo a richiamare il file. Allora, quello come si può vedere, il materiale in questione è verde. E stampa in modo è tutto fluido, in realtà. Io credo che non riuscirà a ultimare la stampa, perché ci vogliono circa 15 metri, non solo 10. Però andrà bene. Quindi 40 gradi, 212 temperatura, il supporto centrale non ha stampato bene, ma questo, aspettate, ah no, va bene. Questo materiale rispetto al PLA costa più o meno 3 euro in più, però se va bene vale la pena sostituirlo con il PLA classico.
ha finito il lavoro e con mia sorpresa 10 metri di filo sono stati sufficienti per realizzare questo piccolo cono. Allora, non so se si nota, ecco qua, penso che si vede, la superficie è liscia. Allora, non viene è tutto tondo perché nell'impostazione di stampa io voglio dare questo effetto qui. Non badate a queste interruzioni qua di linee, perché ho utilizzato un'altra impostazione sperimentale di cura per risparmiare il materiale e velocizzare la stampa, perché in teoria con il sistema tradizionale ci avrebbe impiegato più di 3 ore e ci volevano 15 metri di filo, invece con questo sistema qui ci volevano solo 10-12 metri. Poi non so se si riesce a notare, ci sono dei riflessi di zone scure, non lo so se è previsto da questo materiale, però devo dire che mi piace tantissimo, da un non so che di particolare questo vaso. Infatti io volevo stuccarlo e verniciarlo, ma a questo punto lo lascio così perché mi piace. Anche questo qui dà un bel effetto lucido e non posso provare la sua resistenza meccanica, ma sono sicuro che rende benissimo. Adesso provo prima a staccarlo e vediamo come è venuto all'interno. Non me lo aspettavo, ma si è staccato in modo molto rapido. Infatti questa parte qui l'ho soltanto, vedete, questo non è del tutto staccato, guardate come si tira. E ho usato, vedete qua siete ancora la parte della lacca, ho usato soltanto la lacca, un po' rimasto attaccato, ok, ho usato solo la lacca per fare questo lavoro qui. Quindi la parte interna si presenta così, non badate a questi fili qui, perché la retrazione per questa stampa l'ho rimasta a 1 mm, quindi penso che il problema sia quello. Questo qui è il supporto interno per fare in modo di andare a stampare la parte conica lì in fondo, però devo dire che è venuto benissimo, ottimo. Allora, anche se la differenza è solo di la versione, quella che uso io, Elite, è 17 euro circa. Questo qui, sono andato a vedere sul sito, è di 22 euro. Per queste applicazioni sinceramente vale la pena comprare questo tipo qua di materiale. E guardate qua come liscio la parte superiore. Sinceramente penso che opterò per i miei prossimi progetti di comprare questo materiale, ovviamente bianco, perché è più facile da verniciare, perché questo qui lo devo prima trattare in bianco e poi passargli i colori che voglio io. Adesso questo qua vado a provare e vedo se va bene la posizione dove devi andare. Allora, questo è una bomboniera, non so chi mia moglie usa in casa per estetica. Se vedete questa parte, questo è in vetro, si è rovinato tutto, quindi mia moglie mi ha chiesto se potevo sostituirlo con un vaso, e questo è quello che ho realizzato con il prodotto che mi è arrivato. Ecco qui, vedete, è venuto benissimo. Qua adesso mia moglie sicuramente ci andrà a mettere un cactus. Io penso che questo materiale PLA per questa applicazione può andare benissimo. Io dico sinceramente, rispetto a questo è venuto molto meglio questo qui, bello, bellissimo, good. Ecco fatto. A questo punto vi saluto e vi do un'anteprima dei prossimi due video che dovrei andare a fare. Infatti in un video precedente mi avevo promesso che vi avrei fatto vedere come cambiare il vestito senza utilizzare Premiere o un altro software, sempre utilizzando OBS. Non l'ho fatto ancora fino adesso perché non riesco a trovare degli abitadatti. Poi vedremo se riesco a trovare la soluzione e fare il video. Nel prossimo video ancora andrò a farvi vedere un altro materiale che mi è stato inviato, è un PLA con effetto sera. Però prima di farvi questo video devo trovare un'idea di lavorarci sopra e stampare e buttare così del materiale così solo per farvi vedere la prova, sempre faccio l'utile diretta. Quindi vi auguro a voi una buona giornata e vi raccomando,
iscrivetevi al canale e ogni tanto venite a vedere i video e lasciate un like.